Questo mi ha spinto a provare, per un verso, a fare una piccola ricostruzione storica della conflittualità di destra e sinistra, poi a mostrare per quali ragioni la diade è inservibile oggi e, in ultima istanza, ed è l'ultima parte del mio lavoro, ho tentato di rimappare il presente, di ricategorizzare la nostra realtà quotidiana con nuove mappe concettuali, in particolare alla dicotomia topografica di destra e sinistra. Ho provato a contrapporre, sempre utilizzando lo spazio come luogo fondamentale della politica, la dicotomia di alto e basso, che mi pare per molti versi oggi fare meglio presa sul nostro presente. Alto e basso, o se preferite servi e signori, talvolta nel dibattito pubblico si usano categorie un po' grezze come quella di elite e popolo, che tuttavia qualcosa colgono di quello che sta avvenendo e sicuramente ci danno conto di come le vecchie mappe non siano più utilizzabili. Ora, la tesi che ho sviluppato è che destra e sinistra siano fondamentalmente superate dopo il 1989 e, aggiungo ora un passaggio, vengano non di meno imposte all'ordine del dibattito contemporaneo con una funzione ideologica molto precisa, che è quella di impedire una comprensione del nostro presente. Se preferite, una sorta di paziente tenuto in vita artificialmente diventa il conflitto fra destra e sinistra oggi e svolge la parte di blocco epistemologico che ci impedisce di comprendere il nostro presente e le sue contraddizioni. Ora, come già ricordavo, io non mi colloco nell'alveo di quegli studiosi che hanno negato tout court la vigenza della dicotomia destra e sinistra. Nel libro ho preso in esame alcuni di questi studiosi, anche diversi fra loro. Hanno negato la vigenza della dicotomia destra e sinistra gli autori della destra tradizionale, ad esempio come De Maistre o Bonale, i quali hanno per lo più sostenuto che destra e sinistra sono categorie fittizie che non ci aiutano a comprendere la realtà, che non riescono a fotografare la realtà politica e che in realtà bisogna semplicemente difendere a oltranza lo status quo pre-rivoluzionario. Questa grosso modo la tesi, anche diversamente articolata da De Maistre e Bonale, ma anche autori più vicini a noi nel tempo e forse anche nelle sensibilità rispetto al contemporaneo, come Sartori, politologo recentemente scomparso e che ha segnato profondamente il dibattito filosofico-politico del nostro presente. Bene, anche Sartori negava in sostanza la validità della dicotomia destra e sinistra, dicendo che in fondo crea più problemi ermeneutici di quanti non ne risolva, anche prima del 1989. Una tesi che si trova anche in altri autori, non solo italiani. Ad esempio, alcuni hanno notato, ed è un'osservazione a mio giudizio pertinente da non trascurare, che non vi è concetto della politica, del lessico politico moderno, che non cambi e non si risemantizzi a seconda del momento storico, cosicché un concetto che in un dato momento è proprio della destra lo si trova in un altro momento utilizzato dalla sinistra. L'esempio classico che si può addurre è quello del concetto di nazione, che noi siamo soliti magari pensare come un concetto più collocato a destra, ma che in realtà origina a sinistra con la Rivoluzione francese, che concepiva la nazione dei cittadini contrapposta all'ancien régime, all'idea di una natura organica già da sempre data, a cui bisognava fare riferimento senza mutarla.